Io sono... Allora noi dobbiamo aprire il portello. La carta che la ero io, ma qua non ce l'ho. È un sito nuovo che visitiamo, riferito alle passeggiate ufficiali. Questo è il nuovo sito, molti lo conoscono, molti altri non lo conoscono. C'è molto da scoprire ora che è pulito, dopo gli incendi c'è da scoprire molto di più che prima quando era tutto aperto sporco. Ci accompagnano tra gli altri di sicuro Giacobbe Manca, chi parla è Giacobbe Manca, noi tutti ascoltiamo e insieme allora verifichiamo e facciamo a 100 metri, a 100 metri c'è un nuraghe, qua c'è un mare di pietre che fanno pensare chiaramente alla presenza di un villaggio, poi vediamo che magari i villaggi sono più di uno e sono tanti e sovrapposti. Qui c'è una fontana che ma qui c'è tutta una serie di sorgenti, c'era da immaginarlo anche per la conformazione della valle. Poi c'è un cippo di un'urna cineraria, o una cuspide, insomma, il vertice, l'apice di, di un'urna cineraria, di una tomba insomma di incinerazione, che dovrebbe essere di periodo romano per la forma, ma il tipo di rito è più antico. Allora, evidentemente ci sono tutti gli elementi per pensare che la zona fosse insediata almeno dal Neolitico recente, salvo poi vedere cose diverse. La presenza del Domus degli Anni. Dal Neolitico recente sicuramente in modo senza soluzione di continuità fino a un periodo molto recente in termini archeologici molto recente, insomma. E probabilmente questi cocci che abbiamo trovato in superficie e che li metteremo per terra, lasceremo qui, potrebbero, cioè questi cocci ci danno una datazione che dovrebbe essere la più recente, una delle ultime utilizzazioni, perché essendo in superficie sono senz'altro, diciamo, le ultime cose lasciate sul terreno. Allora il Neolitico recente viene datato in diversi modi, comunque diciamo orientativamente nella prima metà del terzo millennio avanti Cristo. Siamo intorno al 2500, 2700, anche 3000 avanti Cristo. Quelle domus dovrebbero avere almeno quella data, poi salvo caratteristiche particolari si potrebbero avere anche date più alte. Ora, in particolare quello che si vede può sembrare nuragico un po', questa è generalmente l'opinione, perché l'associazione con nuraghe, i resti di pietre così, di muri a secco, di capanne semplici, fanno pensare al nuragico. Ora, se invece facciamo ragionamento inverso, diciamo l'ultimo insediamento appartiene a chi ha fatto queste ceramiche o a chi le ha utilizzate. La pasta rossa fa pensare, normalmente ne parlavamo poco fa, al romano. E invece queste ceramiche, oltre alla pasta rossa, che poi è una pasta anche particolare, hanno una superficie verniciata in bianco, in grigio, hanno delle superfici un po' diverse. Ora, queste caratteristiche ritornano, ecco questo semmai, ritornano con ceramiche medievali. Cioè sono ceramiche alto medievali che possono arrivare anche al VI secolo dopo Cristo. Allora, probabilmente siamo in periodo recente. Siamo in periodi bizantini. Probabilmente in zona ci sono dei toponimi greci, o almeno di origine greca o al greco riportabili. Mi diceva un signore che qua una sorgente si chiama Zucantaro. Cantaros è la sorgente, la fontana, cioè qualcosa di greco c'è. Poi a veder bene magari si scopre che di toponimi greci ce ne sono tanti. Allora, l'ultimo insediamento probabilmente è di questo periodo. È chiaro che sotto il villaggio di periodo greco, che comunque è da individuare perché bisogna vedere quanto era esteso, il villaggio non è mai sempre nello stesso punto, a volte si sposta. Per esempio
il villaggio originario di periodo nuragico, mettiamo, doveva essere addosso al nuraghe, vicino al nuraghe, ma il villaggio neolitico, che pure doveva esserci, poteva essere a mezza costa o giù nella valle. Poi dal periodo nuragico, diciamo in periodi più tardi, magari in periodo punico, inizio punico. Perché c'è una zona qui che si chiama Cavizzuri, che è disseminata di ossidiana. Di ossidiana. Però resti di capanne non ce n'è più, non si intravedono più. Come? Altri siti, resti di capanne o siti che identificano un villaggio, su non ce n'è. Cioè, ma è letteralmente sopra disseminato di ossidiana, su, moltissima. E poi ecco, parliamo dell'ossidiana un attimino anche per puntualizzare alcune cose. Allora, sul villaggio nuragico, che probabilmente è più spostato verso il nuraghe, si deve essere impostato un villaggio di periodo fenicio-punico, e oggi per esempio si sa e si trovano sempre più documenti punici, almeno se non proprio fenici, e anche nelle zone più interne della Sardegna. Qua siamo vicino a una delle zone di maggiore frequentazione, quindi sicuramente c'erano i fenici, sicuramente hanno avuto i loro impori, i loro fondati anche i punici, ma li abbiamo anche nelle zone più interne, quindi c'è da pensare che sia possibile. Ora, io non dico che questo coccio, per esempio, che è diverso dagli altri per pasta, ha una pasta color carnicina o qualcosa del genere, insomma, un colore rosato quasi, ma nella superficie forse c'era, ormai è andato via, forse c'era un segno di vernice rossa più scura. Forse, non è sicuro perché non è certo, insomma, diciamo, non si può stabilire certamente, però potrebbe essere un coccio di quel periodo. Frammento di una pasta che richiama più i vasi di tipo punico, a testimoniare che, o comunque possiamo fondatamente pensare che i punici qua siano venuti e o i sardi del periodo punico qua avessero un villaggio e quindi abbiano frequentato la zona. Sicuramente ci sarà una presenza romana e io credo l'ultima frequentazione del sito è attribuibile al dicevamo all'alto medioevo. Questa ceramica verniciata di bianco soprattutto viene datata fino al VI secolo d.C., almeno fino ad ora. Bisogna anche dire che la ricerca archeologica in periodo medievale è abbastanza, diciamo, carente, e agli inizi si sono studiate poche cose, parlo della Sardegna ovviamente, e solo da poco vengono fatti gli scavi e alcune cose solo da poco si conoscono, per cui magari ecco, queste indicazioni ancora non le trovate nei testi o nella bibliografia. Allora, questo lo lasciamo qua. Questo, professore. Che bellissimo. Ah, segnali. Meno male che non c'è Claretta. Allora, questo io non lo conosco. È un bellissimo orlo di una pignata. No. Nuragico non è. Abbastanza larga. Diciamo che è di periodo storico, quasi sicuramente. Il tipo di lavorazione della ceramica non è preistorico. Allora sì, c'è l'attacco di un'ansa, questa è la frattura. Allora è un orlo appiattito che ha una leggera solcatura, evidentemente per ospitare un coperchio. Ha una bellissima decorazione a bande parallele proprio sotto l'orlo. E questo tipo di solcatura può avere anche origini antiche, nel senso di tradizione, no? Per decorare. Certo è singolare. La pasta ceramica e soprattutto il trattamento delle superfici dicono che certamente non è preistorica. Quindi può essere anche medievale, ma io non glielo posso dire con certezza. Qua c'è l'impostazione anche di... Non è nemmeno un'ansa, guardi, è soltanto una pastina ceramica che sembra... È un abbellimento. No, credo che sia funzionale, perché è una pastiglia ceramica con una solcatura, sembra che sia fatta apposta per ospitare un cordoncino che magari dovrà tenere fermo il coperchio. Ecco, magari ecco una piccola riflessione. Le ceramiche, i cocci, ceramiche dicono gli archeologi, ma insomma terracotta, le ceramiche possono parlare, ecco, si possono interrogare in qualche modo e avere molte risposte. Naturalmente bisogna avere le codice per saper leggere le ceramiche. Non è così difficile come comunemente si vuol far credere, però occorre quantomeno un minimo di esperienza e una conoscenza delle forme e delle tecnologie. Tale citazione, bronzo è bronzo, ma il vostro entusiasmo a quanto pare viene condiviso purtroppo anche dagli archeologi. In questo senso si dà troppa importanza al metallo in sé,
ma quello che deve interessare all'archeologo è soltanto l'aspetto scientifico. A parte il fatto che venalmente comunque sia bronzo, pietra o altro, vale soltanto per quello che dimostra, cioè per quello che può raccontare. Quindi è un reperto come tanti altri. In particolare questo bronzo non ci dice niente di certo, non è detto che sia nuragico il bronzo, anzi è stato usato moltissimo proprio alla fine del nuragico, in un periodo che ancora oggi viene definito nuragico, ma io penso che già sempre più archeologi comincino seriamente a credere che nuragico non sia. Parlo degli ultimi periodi, dal VII secolo in poi, insomma, dal periodo detto geomitico. E questo è un pezzettino di una formella, probabilmente una sorta di lingottino, una brutta fusione che poteva essere utile a un fabbro fusore, magari per realizzare qualche piccolo oggetto, insomma. E sicuramente qualche fabbro fusore c'era in zona, perché lì nella fontana, poggiate su una pietra, ci sono due grappe di piombo. Domani non ci saranno più, eh? No, ci sono da tanto. Scherzo. Ci sono due grappe di piombo e quelle indicano una certa attività, almeno di un artigiano. Ecco, c'era in questo villaggio un artigiano che era capace di riparare brocche, orci, ma anche bacilli di pietra, perché anche i bacilli di pietra venivano riparati con questo tipo di grappe. Col piombo. Col piombo. In pratica un po' avete letto... lasciamo stare la letteratura. La giara di Pirandello, avete visto come c'era un personaggio che gridava al cielo la sua disperazione perché nessuno riconosceva la capacità del suo mastice portentoso. Dice: si possono evitare i punti di ferro, le grappe, si possono evitare, io ho un mastice portentoso. Ecco, fino ad allora però si usavano le grappe. Un foro da una parte, uno dall'altra della frattura, una grappa, una fusione in piombo, doveva tenere in posizione il vaso. Chissà, ne avrete visto senz'altro. Sì.